Buon pomeriggio, benvenuti al TG 2000 Flash. È improbabile che Israele attacchi l'Iran prima della fine della Pasqua ebraica, che comincia lunedì prossimo e termina il 29 di aprile. Fonti statunitensi escludono per ora una risposta militare all'attacco con droni e missili di Teheran la notte tra sabato e domenica scorsa. Poco fa l'agenzia russa TASS ha fatto sapere che Teheran cambierà la sua politica sul nucleare se Israele minaccerà gli impianti iraniani. Attacco ucraino a Zaporizhzhia. Mosca denuncia una nuova azione militare di Kiev che anche questa volta avrebbe messo a rischio, dicono dal Cremlino, l'integrità della più grande centrale nucleare d'Europa in mano russa praticamente dall'inizio della guerra. L'Ucraina dal canto suo respinge ogni accusa, rivendicando però l'attacco a un aeroporto militare in Crimea. In Germania intanto arrestate due spie russe che preparavano sabotaggi spiando le basi americane. Pieno sostegno all'Ucraina arriva intanto dal G7 in corsa a Capri. Insieme al Consiglio europeo riunito a Bruxelles, i vertici dell'Unione lavorano intanto a una de-escalation su vari fronti di guerra aperti. Dal G7 via libera nuovi aiuti militari anche dagli Stati Uniti, che nelle settimane scorse avevano rallentato le forniture a Kiev. Ok anche a nuove sanzioni a Teheran dopo l'attacco su Israele, in particolare contro le aziende che costruiscono e forniscono droni e missili anche alla Russia. Mai così tanti morti nel Mediterraneo come nel 2023, oltre 3.500 solo lungo la rotta tra il Nord Africa e il sud dell'Europa, 8.500 in tutto il mondo. Ormai il diritto di asilo è tramontato, dicono dal Centro Astalli che ha elaborato gli ultimi dati. Il Servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Italia denuncia anche un aumento delle discriminazioni nei paesi di arrivo e di investimenti e politiche di inclusione inadatte. Negli ultimi due anni negli ospedali italiani sono stati tagliati oltre 32.000 posti letto, più di 11.000 i medici che hanno scelto di abbandonare le strutture pubbliche, dati che arrivano dall'ultimo rapporto del Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari, secondo cui diminuiscono anche i nosocomi. In 10 anni ne sono stati chiusi 95, il 9% del totale. 31 suicidi in carcere dall'inizio dell'anno, un'emergenza troppo spesso ignorata. Oggi giornata di mobilitazione in tutta Italia promossa dal Garante Nazionale per i Detenuti con flash mob organizzati in diverse città. Con le immagini siamo a Cagliari, presente anche la Camera Penale degli Avvocati Sarda. Fate scelte audaci sul Vangelo, non su calcoli umani, così Papa Francesco durante l'incontro di oggi in Vaticano con le Carmelitane Scalze, impegnate in questi giorni nella revisione delle loro costituzioni. Scegliere la vita monastica non significa rifugiarsi in una consolazione spirituale, intimistica o in una preghiera avulsa dalla realtà, ha detto ancora il Papa, ma alimenta l'apostolato e il servizio alla Chiesa. E Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi di Firenze presentata dal Cardinale Giuseppe Bettori e ha nominato nuovo Arcivescovo Metropolita Don Gerardo Gambelli, finora parroco della Madonna della Tosse a Firenze. Il nuovo Arcivescovo, eletto a 55 anni ed è stato per oltre 10 anni missionario in Chad, sarà ordinato Vescovo, ha annunciato il Cardinale Bettori, il prossimo 24 di giugno. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:30 circa. Grazie per averci seguito. Arrivederci.